Ovviamente pandemia e ripresa globale sono alcuni dei temi al centro del G20 di Roma che si svolgerà nel fine settimana, è la prima volta per l'Italia e sono davvero imponenti le misure di sicurezza. Mancano pochi giorni a quello che viene considerato dall'intelligence un fine settimana ad alto rischio. Il 30 e il 31 ottobre si apre a Roma il palcoscenico del G20 con l'arrivo dei capi di Stato e di Governo di mezzo pianeta. Un weekend che rischia di diventare occasione di ribalta per attacchi e contestazioni. Per questo il piano di sicurezza studiato è imponente, sorvegliato speciale il centro congressi della Nuvola all'Euro, cuore del summit, che diventerà zona rossa. 10 chilometri blindati intorno all'area, cui si accederà da 19 varchi. Sui tetti i tiratori scelti sorveglieranno la zona dall'alto, mentre anche tutto il sottosuolo sarà bonificato. In campo migliaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri, a cui si aggiungeranno 500 soldati. Della difesa dello spazio aereo si occuperà l'aeronautica militare con assetti antidrone e caccia pronti ad intervenire in caso di necessità. In volo H24 elicotteri con visori notturni e reparti speciali antiterrorismo. L'area della Nuvola sarà tutta no flight. In campo anche i vigili del fuoco equipaggiati con sistemi NBCR per fronteggiare gli attacchi batteriologici. Particolare attenzione anche ai social. Sotto controllo ci sono 20 canali Telegram e 100 telefoni di estremisti. Preoccupa la concomitanza del G20 con diversi eventi di protesta. In particolare nel pomeriggio di sabato in piazza San Giovanni è attesa la manifestazione dei Cobas contro il governo Draghi, mentre scenderanno in piazza, alla bocca della verità, gli attivisti di Fridays for Future. Ovunque si teme la presenza di infiltrati, anche in OPAS, che potrebbero in qualsiasi momento creare tensioni.